Salve a tutti, io sono Delon Gamer e bentornati su Inscription, che oggi cambia completamente e diventa un vecchio GDR del passato. Sì, avete capito bene. Infatti incontreremo anche i creatori delle carte, scopriremo tantissime nuove meccaniche di gioco e una marea di strane nuove carte. Preparatevi per un Inception incredibile. Buona visione! Signori, sarò onesto con voi. Lo scorso episodio pensavo di aver finito Inscription. E invece no, da quello che mi avete detto nei commenti, siamo appena all'inizio del gioco stesso, che adesso prenderà una piega completamente differente. Ho paura di scoprire cosa intendevate. Ok, abbiamo sbloccato la nuova partita. Incredibile ma vero, questo pulsante non c'era all'inizio. Quindi vediamo un po' cosa ci attende. Oddio, gioco ti prego, sii magnanimo. Rumori strani. Inizializzazione della procedura. Nuova partita 0. Cancellazione di dati inaspettati. No. Qua c'è qualquadra che non cosa. Creazione nuovo salvataggio. Eliminazione dati mazzo. No, il mio bellissimo mazzo, ti prego, non cancellatelo. Erano delle carte fantastiche. Ma come? Scusate, cosa sta accadendo? All'inizio il mondo non conosceva le carte. Tutto cambiò quando un giorno arrivarono gli scribi. Quello in alto a destra è l'Esci, quello in basso a sinistra è il Ermellino, come cocchio si chiamava. Ognuno di loro aveva il proprio metodo di incisione per creare le carte. Quindi erano tutti creatori di carte. Grimora usava la sua penna per incidere gli epitafi dei morti. Mi tocco gli Zebedei. L'Esci usava la sua macchina fotografica per catturare gli animali. E ce ne siamo accorti, catturava anche la luna, ma vabbè, dettagli. P03 usava uno scanner di particelle per copiare la CPU dei robot. Wow. Ed infine Magnificus usava un pennello per dipingere i suoi allievi maghi. Oh, Magnificus è quello di cui abbiamo rubato l'occhio praticamente. Una volta create le carte, gli scribi hanno rafforzato il proprio potere. Contenti loro. Finché un giorno è arrivato uno sfidante per sostituire uno degli scribi. Stanno parlando di me? Speriamo di no, perché io me ne vorrei tipo tornare a casa. Cosa sta accadendo? No, scusate, siamo ritornati indietro agli anni 80. Scegli un mazzo iniziale per confermare la tua ambizione. Ok, vediamo un po'. La tua ambizione è sostituire Grimora e diventare lo scriba dei morti. Oddio, se ci fossero anche un po' di vivi non sarebbe male. Oppure, la tua ambizione è sostituire l'Esci e diventare uno scriba delle bestie. No, guardi, ho avuto anche abbastanza bestie, ultimamente il WWF mi denuncia. La tua ambizione è sostituire P03 e diventare lo scriba della tecnologia. Ho un brutto rapporto con la tecnologia. Ed infine, la tua ambizione è sostituire Magnificus e diventare lo scriba della magia. Guardi, sarei stato il peggiore Harry Potter che si sarebbe mai visto. Partiamo magari direttamente col primo mazzo, che mi sembra forse la cosa migliore da fare. Non lo so, il primo magari è quello più facile. Ok, prenditela nel mazzo. Ma vabbè, dettagli. Le carte sono state aggiunte alla tua collezione. Quindi le mie vecchie carte sono sparite. Ma come? Oh mio Dio. Sì, adesso mi muovo in questo mondo a 8 bit, 16 bit. Quanti bit c'ha? Oh maronne. Ce lo stiamo domandando tutti, Ciccio. Quello è probabilmente lo stesso tizio che abbiamo visto nei filmati lo scorso episodio. Cos'è sto posto? Ah, sono i quattro mondi. Questo è quello della tecnologia. Questo sarà quello di Lesci. Qua quello dei morti. E non ricordo chi fosse il quarto. Ma vabbè, dettagli. Vediamo un po'. No, vabbè, dai ragazzi, un GDR anni 80 praticamente. Salve signore, parliamo con lui. Bau, stavo giusto per fare bagagli. Oh mio Dio, no, aspetta, i discorsi sono troppo lenti. Ma ora che c'è uno sfidante tra di noi, si torna al lavoro. Dovrei riuscire a mettere a posto questo ponte in massima trasparenza. Ci metterò esattamente il tempo che tu ci metterai a sconfiggere uno degli scribi. Perciò, ripassa più tardi. Ok, lei è un NPC molto onesto, signore. Questo è poco, ma sicuro. Allora, andiamo in quest'altra direzione. A questo punto, oh maronne. Gente, è la baita di Lesci. Oh, ci sono tutti. Questo è il pescatore e questo è il tizio delle pelli. Ah no, è il prospector, il tizio col piccone. Oh maronne. Cos'è che c'è scritto qua? 2, 7, 3... O è una mia impressione? Aspetta, non era la combinazione della cassaforte all'interno della baita di Lesci? Ma questo vuol dire che Lesci, ora che lo abbiamo sconfitto, non sarà presente all'interno del gioco? Vediamo un po'. Oh no! Lesci c'è ancora! Salve signore, che piacere rincontrarla! Ehi, smettila di tremare! L'unica cosa che devi temere è la tua inadeguatezza! Ammira la mia persona! Io sono Lesci, lo scriba delle bestie! Condivido il tuo desiderio di sfida, ma prima...
Oh mio Dio, cosa ha fatto? Mi ha regalato una torcia? No, cos'è? So cosa stai pensando. No, questa non è la mia leggendaria macchina fotografica. Non è quella che uso per creare le carte bestia. Questa è una semplice riproduzione. Puoi usarla per fotografare le bestie di questa foresta. I miei sottoposti, il prospettore, il pescatore e il cacciatore, vorranno tutti una fotografia prima di considerare l'idea di affrontarti. Torna da me quando saranno tutti sconfitti. Ribadisco, non mi aspettavo tutto ciò. È probabilmente lo stesso gioco, ma è cambiato completamente. Allora, vediamo un po'. Allora, qui dobbiamo mettere il codice che abbiamo appena trovato, ovvero 273. Ok, e all'interno prendi una pila di carne puzzolente dalla cassaforte. Perché c'era della carne puzzolente? Vediamo se c'è altro. Dal luogo in cui prima c'era la carne puzzolente proviene un odore lieve. Ah, sono contento per lei. Vediamo se c'è altro con cui possiamo interagire. Ah, c'è di nuovo quel cocchio d'enigma, quindi dobbiamo fare praticamente 5 punti di danno. Tuttavia l'enigma è differente rispetto a prima. Allora, penso che dobbiamo fare così, questo qui. Queste sono carte volanti, quindi attaccano direttamente. Ma avevamo delle carte bellissime e sexy, avanti. Forse così. Al primo colpo, perfetto. Il cassetto si è aperto con un cigolio e al suo interno hai trovato un pacchetto. Vabbè, un pacchetto di carte. Hai ricevuto un mazzo di carte di tipo bestiale. Olè, abbiamo fatto il pack opening. Oh maronne. Il cervo. Alla fine del turno del proprietario, cervo si sposta nella direzione incisa sul sigillo. Quindi hanno mantenuto le loro abilità e ci sono ancora i sacrifici di sangue. Abbiamo il dio delle mantidi. No, 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 questa è utilissima. Oh mio Dio, se riusciamo a dare il potere tipo a Grizzly, è fatta, oppure al nostro amichevole lupo. Qui invece abbiamo il becchino. Quando finisce il turno del suo proprietario, il becchino genera un osso. Ah, in effetti non fa praticamente danni. E poi abbiamo l'apprendista strega. Se il proprietario di apprendista strega non possiede nessuna carta Mox, apprendista strega muore. Cos'è una carta Mox? Probabilmente saranno carte magiche. Ok, tutto molto interessante. Le carte sono state aggiunte alla tua collezione. Hai ricevuto un mazzo di carte di tipo bestiale. Ah, ne abbiamo ricevuto più di uno. Vabbè, un altro dio delle mantidi. Ma che bucio di chiurlo incredibile. Labirinto di tane. Quando giochi labirinto di tane, un coniglio si aggiunge alla tua mano di carte. Coniglio è una carta con i seguenti parametri: 0 di potenza e 1 di salute. Sono contento per lui. Un altro becchino. E abbiamo anche la Banshee. Banshee colpisce l'avversario direttamente, anche se ha una creatura di fronte. Oh, Banshee fottesega perché lei vola. E poi abbiamo il classico cerbiato che dopo un turno diventa un cervo. E le carte sono state aggiunte alla tua collezione. Cosa sta accadendo? Porca di quelli per porca. Non so se c'è altro con cui possiamo interagire. Oh, buongiorno, salve. Possiamo fare affari con lei. Ehi, vuoi fare uno scambio? Non avresti per caso qualche pelle? No, che delusione, ma accetto anche carte laminate. Cos'è che vuoi dalla mia vita? Uroboro! C'è Uroboro! Qui invece abbiamo Ermellino, gli scoiattoli a palla. Carta abbastanza bizzarra e non poteva mancare il classico scoiattolo che ci permette di ottenere del sangue. Ma Uroboro è una bella bestiola. Avete visto che uccidendolo più e più volte diventa una carta iperpotente. Tuttavia ci serviranno 8 carte laminate, immagino. Non so nemmeno come ottenerle. Gioco, non mi stai spiegando praticamente nulla. Ok, vediamo di ritornare là fuori. Vi giuro, il mio cervello sta cercando di comprendere cosa stia accadendo. Qui abbiamo una chest. Hai aperto il forziere. All'interno hai trovato un pacchetto di carte, sempre di tipo bestiale, ovviamente, fin tanto che siamo da lesci. Qui là abbiamo un altro grizzly. Hrokal! Acquatico. Inoltre, quando viene giocata, Hrokal conferisce una cellula di energia al suo proprietario. Non so cosa siano le cellule di energia. La vipera, perfetto. Quindi quando attacca un avversario, muore. La famiglia cadaverini. Quando la famiglia cadaverini muore, ricevi in dono 4 ossa invece di 1. Ottima abilità. E poi di nuovo la Banshee. Altre carte che sono state aggiunte alla nostra collezione. Salve signore! Ah, corpezzoli! Quel dannato segugio si è perso di nuovo! Pensi di passare? Sì, speraci! Prima devo sapere se la mia cagnolona sta bene! Oh, finalmente posso fare delle voci un pochettino più dedicate. Me le dimenticherò fra 1,8 secondi e la maggior parte delle voci saranno simili, gente. Non sono un doppiatore. Ciao, cagnolona! Oh, che spavento! Oh, gli abbiamo aggiunto la carne che abbiamo trovato all'interno della cassaforte. Perfetto. E ho fatto una foto al cane.
Ok, credo di aver fatto la cosa giusta. No, niente pesce, non passi. Ok, dobbiamo recuperare del pesce, altrimenti il pescatore non ci farà passare. Signore, ho trovato la sua cagnolona. Beh, che io sia dannato, è la mia ragazza. Ti lascerò passare, vai pure al laghetto. Però, corpescioli, prima dobbiamo darci battaglia. Oh, aspetta un secondo. Che sia dannato il mondo. Il tuo mazzo non va bene. Mettici almeno 20 carte. Ok. Quindi, dobbiamo creare il deck con le carte. Non lo sapevo. Quindi abbiamo le carte delle bestie, le carte... Oh, queste sono le carte dei non morti? O dei morti, non lo so nemmeno io. Abbiamo anche una carta magica e di queste tipologie invece non ne abbiamo nessuna. Quindi alcune regole rimangono invariate, pertanto le carte degli animali le possiamo evocare solo tramite i sacrifici, come dicevamo. Presumo che forse possiamo sacrificare anche queste carte? In teoria. Oh, stavo notando che invece per evocare queste carte avremo bisogno degli ossi, ecco perché la famiglia Cadaverini... penso che vada aggiunta all'interno del nostro mazzo. Qui abbiamo Frank e Stein. Ok, fanno 2 di danno ma richiederanno ben 5 ossa. Poter svolazzare e attaccare con la Banshee, per quanto faccia pochi danni, potrebbe essere un'ottima tattica. Abbiamo degli scheletri. Dopo l'attacco lo scheletro muore. Ah, così proprio, poverino, santo cielo. Però evocarlo non ci costa praticamente nulla. Quindi vediamo di portarci via tipo 5 scheletri. Avremo bisogno anche di qualche bestia, tipo il dio delle mantidi, che non mi dispiace. Fa solo 1 di danno, ma per adesso ci accontentiamo. Una vipera potrebbe far comodo. Anche il nostro amichevole Grizzly, che appena possibile voglio dargli, come dicevo, sta cocchio di abilità. Dobbiamo proprio fare il deck completo, altrimenti il gioco dice col cocchio che ti faccio far cose. Allora prendimi un'altra Banshee, qualche altro scheletro, forse degli zombie potrebbero tornare molto utili. Ah ragazzi, per inciso, stavolta qualche consiglio mi farebbe comodo, perché il mio povero cervello sta cercando di comprendere cose. Ok, portati via un altro dio delle mantidi. Allora, prima di affrontare il prospettore, diamo comunque un'occhiata in giro della serie Si sa mai. Che troviamo? Qualche altro oggetto. Abbiamo trovato un porticciolo. Oh, il quadrifoglio. Aspetta un secondo. Vediamo di portarcelo via. Perfetto. Hai staccato il trifoglio dal suo stelo. Sembrava un quadrifoglio, sono scemo io. C'è un tentacolo. C'è un tentacolo. Aspetta, signor tentacolo. Che ho fatto? Ho fatto una cosa giusta? È stato leggermente inquietante. Pensavo che magari fosse un'altra carta. Mentre invece qui dentro abbiamo trovato il salmone, che è una carta acquatica e si sposta peraltro alla fine del turno nella direzione indicata sul sigillo. Ok, ah aspetta, ma sono le carte pesce che ci avevano detto di recuperare. Ok, quindi all'occorrenza possiamo anche darla al pescatore. Cerchiamo magari di non raggiungere per adesso le altre zone. Magari non una zona in cui ci sono i morti. Ah, mi inquietano proprio un cifrone. Perfetto, direi che siamo pronti ad affrontare il prospettore. Gioco, se mi spieghi come funzionano le regole. Magnifico, la tua prima battaglia. Sei sorpreso di vedermi qui? Sei stato tu a selezionare il mio mazzo iniziale. Per giocare le mie carte dovrai raccogliere delle ossa. Ottieni un osso quando... Ehi! Perché ti si offuscano gli occhi? Magnifico, hai già capito. La mia vita da insetto non è stata una totale perdita di tempo. No, mi spieghi cose? Allora, non so cosa sia questo indicatore. Qui abbiamo l'indicatore delle ossa, qui l'indicatore del sangue. Queste credo che siano delle pietre magiche. Qui possiamo passare il turno. Qui invece abbiamo la bilancia, questo sarà il mio lato, mentre invece questo è il lato del nostro avversario. E abbiamo anche il quadrifoglio che ci permette, casomai, di cambiare le carte iniziali. In effetti voglio utilizzarlo fin da subito. Oh, decisamente molto meglio. Abbiamo una discreta armata di scheletri, ne metti 1, 2, 3, ovviamente dureranno solo un turno. E qui abbiamo il labirinto di tane che tuttavia mi richiede un sacrificio di sangue. Ma di certo non posso ricavare sangue dagli scheletri. Ok, vediamo di attaccare il nostro avversario. Facciamo 3 di danno. Tuttavia, si distruggeranno e quindi otteniamo 3 ossa. Ok, fin qua tutto bene. Sta già arrivando il segugio, porca di quelli per porca. Allora, qui abbiamo il Drogr che non può essere sacrificato. E quando muore viene liberata la creatura al suo interno, che prende il suo posto. Farò finta di capire cosa voglia dire, ma vabbè, dettagli. Però gioco, mi servono tante più carte. Perfetto, Drogr libera la creatura al suo interno. E c'era uno scheletro neanche a farlo apposta. Grizzly, non mi serve nulla, santo cielo. Non so dove ottenere il sangue. Perfetto, vediamo di attaccare il nostro avversario. Abbiamo tolto 1 di vita al segugio, che poi ci ha pestato male nel frattempo.
Possiamo mettere il becchino, perfetto, che purtroppo non fa danno. Becchino di sotterra un osso, grazie Ciccio, molto gentile. Stanno arrivando i lupi, stanno arrivando i lupi, potrebbe essere un bel problemone. Per adesso vediamo di mettere di qua lo scheletro in modo tale da poter fare uno di danno. Segugio fa uno slancio per bloccare l'avversario. Porco cane di quel maledetto segugio rompiscatole. Ok, lo abbiamo danneggiato leggermente e abbiamo ottenuto un altro osso. Tuttavia adesso... aia, aia, mi possono bullizzare proprio una cifra male? Abbiamo comunque un paio di zombie che mi permetteranno di eliminare in teoria. Ah, beh, solo uno? Oh, speravo io che eliminiamo intanto il lupo, che cosa buona e tanto giusta. Becchino di sotterra un altro osso, sono contento per te. Intanto anche il mio avversario mi ha danneggiato. Vediamo di far fuori quel maledetto cane che non lo sopporto più, vai. Perfetto, oh, ce ne siamo liberati. Scheletro si riduce ad un ammasso di ossa. Becchino di sotterra un altro osso. Ok, e intanto mi hanno fatto fuori un'altra carta. Qui abbiamo il Drogr. Perfetto, speriamo che al suo interno ci siano cose decisamente più utili. Intanto il becchino ha disotterrato un altro osso. E all'interno del Drogr c'era un altro scheletro. Abbiamo la Banshee, che cosa buona e tanto giusta. Fammela mettere direttamente qua, così possiamo fare un po' di danni al nostro avversario. Ok, vai così. Scheletro intanto si è praticamente autodistrutto. Becchino ha ottenuto un altro osso. Non posso far niente, tuttavia. Ok, passiamo la mano. Comunque possiamo fare un po' di danni della serie meglio che nulla. Ah, la bilancia pende ancora dal nostro lato. Aspetta che ho trovato un'altra Banshee. Possiamo metterla direttamente lì. Vai. Ok, stiamo facendo un po' di danni. Perfetto. Credo che il nostro avversario abbia terminato le carte. Questa mano sta durando decisamente molto più del previsto. Ok. Ditemi che ce l'abbiamo fatta. Ancora un ultimo attacco. Quell'altro ancora che dissotterra ossa come non ci fosse un domani. Vai ragazzi, dissotterrate tutte le ossa. Yay, abbiamo fatto anche del danno in eccesso. E abbiamo ottenuto una carta laminata. Sono quelle che ci servono. Ah, quel che è giusto è giusto. Hai battuto il padrone, altro che il cane. Prendi. Alcuni dicono che queste carte sono meglio dell'oro. Ottimo, abbiamo ricevuto un altro mazzo di carte di tipo bestiale. Perfetto, signori, qualcuno mi spiega però come sacrificarle? Abbiamo l'insetto drone, colpisce l'avversario direttamente anche se ha una creatura di fronte a, perché è volante, il Mox Smeraldo. Mentre sul tavolo Mox Smeraldo conferisce una gemma verde al suo proprietario, ok? I topi di campagna, quando giochi i topi di campagna una sua copia si aggiunge alla tua mano di carte, che cosa buona e tanto giusta. L'uomo talpa, vabbè, sappiamo come funziona, può parare la maggior parte degli attacchi nemici e si sposta quando provano ad attaccarci, una carta veramente molto utile. E la cara buona vecchia rana toro, perfetto, le hanno aggiunte per adesso alla nostra collezione. La strada per il laghetto è libera. Ok, è stato un piacere rivederla, buon uomo. Per fortuna che non mi ha attaccato. Aspetta un attimo, che qui invece abbiamo ottenuto del pesce, credo. C'è qualcosa sotto l'acqua? Possiamo mettere la foto dell'esca sulla lenza, ma siamo sicuri che funzioni? Vediamo un po' se attira il mostro, sembra di sì. Perfetto! Ah, era uno squalo! E abbiamo ottenuto effettivamente una sua foto. Magari allontaniamoci prima che lo squalo mi faccia fuori. Perfetto! Come dicevamo, abbiamo anche abbastanza pesce. Ciao cagnolone, come stai? Per poter affrontare il simpatico pescatore. No, non passi se non batti. Va bene, combattiamo. È che purtroppo ho delle carte orribili. Allora, lui utilizzerà un salmone. Giustamente. Oh, abbiamo il dio delle mantidi e i topi di campagna. Tuttavia, questi richiedono due sacrifici. Allora, per adesso mettiamo i nostri scheletri direttamente qua, che ci moriranno male male. In teoria posso sacrificare uno scheletro per mettere il dio delle mantidi, che purtroppo è molto debole allo stato attuale. Dite che funziona? Oh! Ha funzionato molto bene in effetti. Ok, passiamo il turno. Il dio delle mantidi farà 3 danni in un'unica volta. Perfetto. E scheletro si riduce ad un ammasso di ossa. Il salmone ci fa 2 di danno. Purtroppo c'è poco da fare. Intanto il salmone si è spostato in un nuovo spazio. Nel frattempo ci hanno dato un altro scheletro e lo metto da questo lato, perché il salmone continuerà a muoversi in questa direzione. Veloci, continuate ad attaccare pesantemente. E voilà, abbiamo fatto anche del danno in eccesso e abbiamo ottenuto altre 2 carte laminate. Ottimo, ottimo, ottimo. Oh, ci siamo aggiudicati lo scontro. Oh, tu batti, tu passi. Prima prendi. Yay, un altro mazzo di carte di tipo bestiale. Il micio, tanti mici, perfetto. Un uomo talpa, un altro scheletro. E il giovane saggio. La magia ancora mi confonde.
Ma il gatto mi serve. Il gatto mi serve assolutamente. Le carte sono state aggiunte alla tua collezione, quindi assolutamente. Il nostro adorabile micetto lo mettiamo direttamente nel nostro mazzo. Casomai togliamo un becchino, cerchiamo di rimanere con 20 carte in modo tale da non averne troppe, altrimenti poi ci vuole un buccio di culo di proporzioni bibliche che arrivino proprio quelle che ci servono. Ottimo, possiamo avanzare verso la prossima zona. Cos'è, un coniglio? Ma non è, sembra più un cane che un coniglio, ma vabbè, dettagli. Allora, dobbiamo probabilmente riuscire a catturarlo. Coniglietto, vieni qua piccolo stellino. Ma non riesco ad afferrarlo, dannazione. Ah, ho capito. Se noi mettiamo tipo la trappola fra una tana e l'altra, quindi più o meno qua. Vediamo un po' se mi avvicina una delle tane. Funziona? Oh, è morto male male, piccolo stellino. E voilà, abbiamo ottenuto una sua pelliccia. Posso portarmi via anche il coniglietto morto? No, eh. Da quest'altra parte invece abbiamo una chest. Nell'aprire il forziere hai sgretolato delle macchie di sangue rappreso, ma al suo interno hai trovato due mazzi. Ovviamente entrambi sono di tipo bestiale, con all'interno un altro dio delle mantidi, ottimo, e anche il segugio d'ossa. Quando una creatura avversaria viene posizionata di fronte a uno spazio vuoto, segugio d'ossa si sposta in quello spazio vuoto. Sì, ma sono sette ossa. Un ulteriore scheletro, un salmone e all'occorrenza anche un corvo, con dei parametri abbastanza decenti, non ci possiamo lamentare. Nel secondo pacco invece abbiamo trovato un ulteriore gatto, quel Hokal che avevamo già trovato in passato, e il mago stimolatore, che come abilità ci permette di spendere 3 di energia per aumentare di 1 la potenza e la salute del mago stimolatore. Ah, farò finta di aver capito, ma in realtà non ci ho capito una sciola di niente. Ok, spero di capire quanto prima soprattutto come potenziare le nostre debolissime carte, altrimenti mi verrà da piangere. E nonostante non ci troviamo più bloccati all'interno della baita di Leshy, bisogna dire che il gioco riesce comunque a mantenere un'atmosfera abbastanza creepy. Signor Leshy, come va? Ah, hai la foto di una pelliccia. La commerciante qui a fianco potrebbe volerla. Pensavo di affrontarlo a carte. Perfetto, vediamo di portare alla signora la pelliccia. Hai portato una pelle, ne sono lieta. Un altro giro del coltello con scuoiatore. È tempo di piazzare un'altra trappola. Hai l'odore del sangue di lepre addosso. Oh, non pensavo di doverlo affrontare così all'improvviso. Quindi loro due sono la stessa persona, girano la maschera e passi dalla commerciante allo scuoiatore. Oh, marone. Questa è potente. Si chiama trappola da scavo. Quando uno spazio vuoto sa per essere colpito, trappola da scavo si sposta in quello spazio per ricevere il colpo. Inoltre, quando trappola da scavo muore, anche la creatura che ha di fronte muore. Una pelliccia si aggiunge alla tua mano di carte, un po' come in passato. E abbiamo anche un amichevole, sì, amichevole staciolla, rana toro. Allora, mettiamo casomai un paio di scheletri direttamente qua. Appena possibile vorrei schierare anche il grizzly. Oppure, scusa un secondo, sacrifichiamo questo, mettiamo la rana toro direttamente qui così può fronteggiare quella. E intanto vediamo di passare la mano al nostro avversario, perfetto. Questa carta, come detto, non può farci danni, quindi sono relativamente tranquillo. Possiamo mettere il Drogr da quest'altra parte. Nel frattempo la nostra carta attaccherà la rana, però ovviamente non la può uccidere. Oila! Drogr libera al suo interno invece lo scheletro. Ok, mettiamo un altro Drogr da quest'altra parte. Ok, passiamo di nuovo il turno all'avversario. Scheletro si riduce in un ammasso d'ossa. Stiamo per essere bullizzate male, gente. Questo è un bel problemone. Mettiamo casomai la famiglia Cadaverini, che farà fuori quella cocchio di rana. Perfetto. Oh, ci siamo liberati di 2 delle sue carte. Tuttavia loro possono continuare, aia, ad attaccarci. Oh, ora ragioniamo il dio delle mantidi. Allora, vediamo di sacrificare per adesso la famiglia Cadaverini, purtroppo. Ok, e regalano 4 ossa, perfetto. E al suo posto mettiamo il dio delle mantidi. Purtroppo non possiamo schierare per ora il nostro cocchio di grizzly, ma almeno facciamo fuori quella carta, perfetto. Oh no, oh, si è spostato il bastardo. Fetentone, non l'avevo considerato. Allora, dobbiamo eliminare quella rana toro quanto prima, perché mi sta rompendo le scatole, purtroppo. Dobbiamo solo sperare che la trappola da scavo non si trovi sopra il dio delle mantidi quando parerà l'altro colpo. Vediamo un po', ok, 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 perfetto, ha funzionato. Oh, meno male, meno male. Ottimo. Il problema è che ci hanno fatto anche troppi danni. No, stavamo procedendo bene, dannazione.
Oh, 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 col cocchio che mi trasformi in una delle tue pelli, ma stia scherzando. Guardi che non siamo nella modalità precedente. Devo dire che è un avversario molto più potente del previsto e le nostre carte fanno schiferrimo, gente. In teoria possiamo riaffrontarli quante volte ci pare e piace. Ok, come mano di partenza non è poi così malvagia, è molto simile alla precedente. Sacrifichiamo lui, mettiamo il dio delle mantidi direttamente qua, che è meglio che nulla. Purtroppo la Banshee non la possiamo spawnare. Ok, gli facciamo 3 di danno, sperando che non mi spawni una carta direttamente qua sopra. Non è poi così male, perché mi permette di attaccare anche la Rana Toro all'occorrenza. Anzi, la possiamo far fuori direttamente, che è cosa buona e tanto giusta. Vediamo intanto di attaccare. Perfetto, sì, lo so, purtroppo parerà una parte dei danni. Ok, Rana Toro è andata a farsi benedire. Ottimo, abbiamo perso l'osso e dai che tornano il resto delle Rane Toro, purtroppo. Nel frattempo ho messo una Banshee, così può attaccare. Abbiamo anche danneggiato la cocchio di Rana Toro. Oh, porca di quelli per porca. Devo far scattare quella trappola quanto prima. È un bel problemone. Come? Perché se torna indietro mi fa fuori purtroppo la carta e mi sa che non c'è modo di evitare che accada. Niente, siamo praticamente fregati, gente. Ecco qua che mi fanno fuori la carta, l'unica carta che faceva un pochettino di danni. Ma porco cane. Mettimi lo scheletro qui, perfetto. Il Drogr direttamente qua. E che faccio, che faccio, che faccio? Niente, dobbiamo passare direttamente la mano al nostro avversario. Maronne, mi sto scervellando stavolta. Ecco, mi hanno tolto tutte le carte che avevo d'attacco. Allora, mettimi il becchino qui, per guadagnare intanto qualche prezioso secondo. Dannazione, per recuperare magari qualche osso. Dai, è arrivato subito con l'uccello. Oh, che buccio, oh, che buccio, dio delle mantidi. Perfetto, sacrifichiamo il becchino, ottimo. Aspetta un attimo, no. Non va bene, non va bene, non posso metterlo qui. Altrimenti il corvo arriva e me lo attacca. Mettiamolo qua, mettiamolo qua. E tanti saluti. E attendiamo, vediamo un po'. Ok, dovremmo fargli un pochettino di danni. Della serie è meglio che nulla. Speravo tuttavia di poter attaccare direttamente il nostro avversario con maggiore tranquillità, e invece no. Allora, vediamo intanto di far fuori quel cocchio di coyote che non lo sopporto più. Oh, perfetto. La bilancia pende dalla nostra parte. Purtroppo il corvo ci può attaccare senza nessun problema, ma lo possiamo eventualmente bloccare con un Drogr. Perfetto, vai dio delle mantidi. So che fai solo 2 danni su 3. Non possiamo far miracoli per adesso. Insetto drone, vai insetto drone. Ottimo. Ah, aspetta, questo è completamente inutile perché il corvo attacca attraverso. Ho fatto una pirlata delle mie. Quindi vediamo di distruggere purtroppo questa carta che rompe le scatole. Mettiamo... Ah, ok, è diventato direttamente una carta scheletro. Non l'avevo considerato, è vero, basta distruggerla. Potevo distruggerla io manualmente. Ah, ok, ora la bilancia pende dalla nostra parte. Mi sto scervellando, gente, che voi non ci avete idea. Allora, schieriamo anche la famiglia cadaverini. Uno scheletro, vai, vai. Ok, dai che forse ce la facciamo stavolta, gente. Dai che forse ce la facciamo. Ci credo mai nella vita. Abbiamo i topastri, ma non c'è bisogno. Vai, bullizza tutti, bullizza tutti. E dai, attacca, attacca. Oh, perfetto, abbiamo fatto del danno in eccesso. E dovrebbe averci dato 5 carte laminate, o 5 il numero complessivo di carte laminate che abbiamo nel nostro inventario. Ehi, la trappola è scattata, eppure la preda fugge e il cacciatore attende la prossima vittima. Adesso hai sconfitto tutti e 3, l'esci ti attende. Yay, abbiamo un nuovo mazzo di carte di tipo bestiale. Stiamo procedendo molto a rallentatore. Abbiamo Ura Yuli. Sì, però sono 4 sacrifici, gente. Il Bot Slot Machine, che come abilità ci permette di spendere 1 di energia per assegnare alla potenza di Bot Slot Machine un valore casuale tra 1 e 6. Oh! Ok, abbiamo recuperato un sacco di carte molto utili e all'occorrenza possiamo fare affari con il signore. Tuttavia abbiamo solamente 5 carte laminate, come potete vedere. E io mi ero sbagliato prima. Questa è l'etichetta, anzi l'etichetta del prezzo, diciamo, che ci permetterà di acquistare un ulteriore mazzo bestiale. Quindi a meno che queste non si possono farmare. Oddio, una carta scoiattolo ci farebbe comodo però all'occorrenza. Per ottenere una gocciolina di sangue della serie è meglio che nulla. Dai, caso mai più avanti, per adesso possiamo uscire. Il gioco ci dice: perché non vai a combattere con l'esci? È più facile a dirsi che a farsi, tizio. Allora, vediamo un po' se abbiamo qualcosa di utile. Togliamo casomai il labirinto di Tane, che è praticamente inutile allo stato attuale. Vediamo di mettere un altro dio delle mantidi. Ne abbiamo 2, tanto vale utilizzarli in fin dei conti, no? Vero? Ah, Ura Yuli, Ura Yuli. Questo è un bel problemone.
Riuscire a schierarlo è praticamente impossibile con le carte che abbiamo adesso. Ehi, hai sconfitto lo squilibrato prospettore, lo stupido pescatore, l'enigmatico cacciatore. Ti trovi dinanzi la tua sfida definitiva. L'esci, scriba delle bestie. Preparati, le mie bestie non mostreranno pietà, solo zanne. Ok, ma hai fatto una foto? Ma sei fetente! Ehi, non risparmiare le tue creature. La mia macchina fotografica aspetta di immortalarle al momento del decesso. E le mie bestie sono fameliche. Ok, ha già un ermellino? Ah, piccolo adorabile stellino. Allora, direi di schierare appena possibile un dio delle mantidi, sacrificando ovviamente il nostro adorabile scheletro. Quindi vediamo di fare così, così, perfetto. E vediamo di farglielo fuori quanto prima. E possiamo già fargli anche due danni ulteriori, che cosa buona e tanto giusta. Facciamogli fuori quel cocchio di coyote molto rapidamente. Vai, così. Dovrò rifarla probabilmente più di qualche volta. Perfetto. Che stai facendo? No, lasci non fare follie. Ehi, mi servirà una fotografia del suo costo. Sei un pezzo di erba. Sei un gigantesco pezzo di erba, lasci. Ma porca di quelli per porca. Ok, ok, non fai finta di nulla. Va tutto bene. E ovviamente la rana toro dopo mi farà fuori il dio delle mantidi. Allora, per adesso vediamo di mettere lo scheletro direttamente qua. E il drogr da quest'altra parte, che ribadisco in teoria lo possiamo far fuori noi. Vediamo un po'. E mi spo... No, non fare follie. Ehi, un momento, prima che muoia devo immortalarne le statistiche. Porca di quello iperporca. Sta creando una carta nuova. Il bastardo sta creando una coppia di carta nuova. Ok, attaccatelo rapidamente, attaccatelo rapidamente. Ho vinto lo scontro, non è così facile, vero? Scheletro si riduce ad un ammasso di ossa. Ok, ed infine i sigilli. I sigilli di tua nonna. Ok, così basterà. Le morti delle tue creature formeranno un bellissimo mosaico. Ah, sono contento che ti piaccia. No, a quanto pare lo dobbiamo davvero affrontare due volte. Ehi, ti devono piacere. Anche se le suture sono mie, sono pur sempre le tue carte. Hai creato le peggio carte? Ma che schifo. Adesso mettiamole alla prova. Le mie bestie apprezzeranno una dieta varia. Sono scheletri? Non so cosa mangerai. Oh no, ha messo l'uomo talpa. Oh, no. Quindi sono scheletri che non fanno nulla? Praticamente ti danno solo delle ossa? Sono inutilermi! E lui usa un grizzly! E taglie! Ma allora ditelo che siete bastardi! Ok, senti, mettili lì per adesso. Tanto non fanno praticamente nulla. Mi daranno casomai delle ossa? Perfetto, intanto l'uomo talpa si sposta da un punto all'altro, purtroppo per me. Oh, no! Così facendo ora il grizzly mi può attaccare. Ok, per adesso mettiamo qui uno scheletro normale in modo tale che possa danneggiare il grizzly. Ma ci vorrà davvero un bel po' di tempo. Ok, perfetto. Questa carta la vogliamo eliminare, che non la sopporto più. Au. Ma hai fatto uno sproposito di danno. Dio delle mantidi. Mi devi aiutare assolutamente. Allora, sacrifichiamo questa carta. Perfetto, mettimi un altro dio delle mantidi. Non dovevo metterlo qui, dovevo metterlo qui. Porca di quella superba porca, sono stato stupido. Facciamo finta di nulla, facciamo finta di nulla, Lon. Ok, ma sapevamo che prima o poi avresti dovuto rifare più volte. Stacco occhi di battaglia, ok, perfetto, gli abbiamo fatto non abbastanza danni, ok. Va tutto bene. Allora, mettimi per adesso sto coso direttamente qui. Ed incrociamo le dita, perfetto, ce la facciamo comunque. La bilancia pende dalla sua parte, in altro grizzly. Allora, sei un pezzo di erba. Ok, all'interno intanto c'era un altro scheletro. Direi di spawnarne direttamente un altro in modo tale che dia manforte alle nostre carte. Ok, abbiamo eliminato intanto uno dei suoi grizzly. Ti prego, dimmi che gli abbiamo fatto il danno in eccesso. Per... tantissimo. Mi ha dato ben tre carte laminate. Ok, abbiamo vinto lo scontro contro l'esci, ditemi di sì. Il grande scriba è stato incredibilmente battuto. In lontananza una luce avvolgeva un monumento a lungo dimenticato. Ok, quindi si è acceso il suo monumento. Sta modalità di gioco è troppo differente. Hai trionfato, lottando con le unghie e con i denti come un animale. Lo scriba delle bestie è stato sconfitto. Che tu sia riuscito a sconfiggermi è inconcepibile, ma ora devo arrendermi. Rimpiango che il nostro scontro sia stato breve. Una scalata ardua rende dolce raggiungere la vetta della vittoria. Yay! E abbiamo ricevuto un mazzo di carte di tipo bestiale. Perfetto. Con un altro dio delle mantidi. Oh, che bucio assurdo. Abbiamo anche il sarcofago. Sarcofago assume una forma più potente dopo un turno sul tavolo.
Ok. Qui invece abbiamo il maniaco delle gemme. Se il proprietario di maniaco di gemme non possiede nessuna carta Mox, il maniaco delle gemme muore. Ah, ok, tutte cose molto utili. Perfetto. Oh, un altro pack opening. Madonna, quanti pack opening. Un altro dio delle mantidi. Che spettacolo, no? Davvero, se possiamo postare l'abilità è praticamente fatta. E anche due grizzly. Cioè, ragazzi, questa sul grizzly. Non dico altro, gente, non dico altro. Ok, batteria scarica? Come la batteria scarica? No, che sta accadendo? Ehi, fermati! Che cos'è? Che cos'è cosa? Io non ho toccato nulla? Buongiorno. Oh, e l'altro scriba? Dovevo vedere la tua faccia da perdente. Sei proprio cattivo. Siamo di nuovo qui e la cosa non mi sorprende. Saremmo arrivati anche prima se non avessimo perso il dischetto. Guarda molto attentamente questa faccia perché non la rivedrai mai più. Ciao ermellino robotico. Sono stufo di fare da cagnolino ad una bestiaccia come te. Spero che la voce sia giusta, la sto improvvisando così sul momento. Ah, ok. L'ultima volta ho esagerato, ma perché non lo capiscono? Vivere come un animale è l'esperienza più nobile che ci sia, anche se si tratta di una creatura inferiore come l'ermellino. Ok, salve signor Topo. Scusate, perché c'era un topo? Sì, signor Topo, dove è andato? Venga a giocare con noi. Mi stanno sudando male i neuroni, gente. Quindi in teoria dovremmo aver completato questa prima parte della mappa? Credo, penso, non lo so. Oh, nel frattempo a quanto pare il pescatore si è spostato da questa parte. Buongiorno signore, che mi racconta di bello? Bau! Avrai visto che il ponte è stato riparato. Ora vogliono che ti dia dei consigli sul deck building. Per esempio, usa le tue carte rare. Sono più potenti delle carte comuni. Ma sono stanca di avere intorno questi scribi. Fanno a gara per chi ha l'ambizione più folle, credimi. Ok, tutto molto interessante. A volte pesco in questo punto. Trovo pesce buono, pesce corrotto, pesce vecchio. Guardi, se mi prendeva del pesce fresco ancora mi faceva contento, buon uomo. Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. E sì, lo so, ho fatto una marea di boiate, ma portate pazienza perché A, il gioco non ti spiega tante cose, e B, alcune dinamiche sono effettivamente nuove e difficili da comprendere per chi, come me, è alle prime armi. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace per continuare la serie e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!